Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Ghost of Tsushima. Dunque, oggi faremo un'attività extra da quest principale, ma che vi avevo già fatto vedere nei video che abbiamo già fatto. Allora, ecco qua. Il colpo celestiale. Questi sono i racconti mitici. Quindi non so se vi farò effettivamente una playlist a parte. Sto proprio pensando di farvi la playlist a parte per racconti mitici. Adesso lo proveremo, questo racconto. Quindi, allora, scendiamo dal cavallo, siamo molto vicini e dobbiamo trovare il bardo che ci racconta di questo racconto. Susano, proteggimi! Cadavere. Si parla di Susano. Uno spirito giapponese molto famoso. Chi è stato a ucciderli? Un terribile guerriero. Voleva che gli raccontassi del colpo celestiale di Shigenori. Quando non ha avuto le risposte che cercava, si è inferocito e li ha macellati. Che voleva sapere? Non ne sono sicuro. Raccontami la storia. Devo sapere cosa cerca. Quando arrivarono i primi abitanti a Tsushima, una tempesta terribile e inusuale si riversò sull'isola. Dove colpivano i fulmini, apparivano delle bestie del fulmine. Queste violente creature divorarono interi villaggi, portando morte e distruzione. Erano troppo veloci per essere fermate. Il popolo sapeva che un solo uomo poteva fronteggiare le bestie del fulmine. Shigenori, lo spadaccino più veloce di tutta Tsushima. Shigenori vinceva ogni duello. Dopo anni di esercizio, aveva creato il colpo celestiale. Un attacco così veloce che non era visibile agli occhi. Shigenori attirò le bestie fino a una spiaggia desolata a Komatsu. La sabbia avrebbe rallentato i loro movimenti. Il loro scontro trasformò la sabbia in cenere e scolorì le foglie fino a renderle bianche. Le bestie furono colpite dal colpo celestiale così velocemente da non potersi muovere. Quando cadde l'ultima bestia, il cielo si schiarì e Tsushima fu salva. Shigenori da allora visse in solitudine. Pochi allievi lo trovarono e solo i più coraggiosi e talentuosi furono degni di apprendere il colpo celestiale. Quando si avvicina una tempesta, viene posta una spada sulla pace di Shigenori da un allievo che ne conosce l'ubicazione per allontanare gli attacchi delle bestie della natura. L'assassino vuole apprendere il colpo celestiale di Shigenori. Nelle mani sbagliate può essere pericoloso. Dov'è andato? Una donna è scappata verso un ponte. L'ha inseguita. Pagherà per ciò che ha fatto qui. Ok ragazzi, colpo celestiale, comincia la nostra missione del racconto mitico. Ora è solo a 100 metri, quindi oramai abbiamo chiamato il cavallo, ma potevamo farci anche a piedi. Cerca il ponte. Il ponte di cui parlava il bardo. Da dove viene? Signore, sono stati massacrati. Hai visto l'uomo che li ha uccisi? Lo conosco. Yasuhira Koga. Il nome mi è familiare. Combatté per il clan Yarikawa. Potresti riconoscerlo. Non dimenticherò mai quel volto viscido. Seguimi. Forse posso rintracciare i suoi passi sull'altro lato del ponte. Allora non andremo a cavallo perché la donna è a piedi, quindi ci muoveremo a piedi insieme a lei. Soccoli, Yasuhira aveva molta fretta. Sai altro di Yasuhira Koga?
So solamente che anni fa era un servo del clan Yarikawa. Col soffocamento della ribellione, il clan fu sciolto e i servitori congedati. Dicevano che fosse andato via da Tsushima, ma tornò quando i mongoli attaccarono. Da dove? Non si sa. Non importa, non può più vivere dopo il crimine che ha commesso. Allora, ogni tanto rallento, ragazzi, perché devo ritrovare le tracce. Taglia di qua. Più avanti c'è un posto di blocco. Mongoli, nasconditi. Avanti! Sta venendo di qua. Hanno degli schiavi comunque, quindi sì, dobbiamo agire ufficialmente, ragazzi, in furtivo. Cerchiamo di girare l'arco. È l'unico che vedo. Vai! Questa cosa, mentre siamo in animazione ci vedono, cioè nel senso, l'animazione ha un tempo, in quel tempo ci vedono, quindi la trovo un po' invalidante. Parla con il paesaggio. Ok, di là. A volte non ce lo mostra subito. Di Yasuhira Koga. Stiamo cercando un certo Yasuhira Koga. Se n'è appena andato. Stava nella torre di guardia. Collabora con i mongoli? Sì, ma ieri sera hanno litigato. Ho capito solo una parola. Shigenori. Controllerò la torre. Trova un posto sicuro prima che tornino i mongoli. Allora, ispezione alla torre di guardia, scusate, ho sbagliato. Torniamo indietro. Cosa stava facendo Yasuhira? Foglie bianche, come quelle scolorite dal fulmine nella storia. I mongoli hanno la propria versione della storia di Shigenori. Forse voleva confrontarla con la versione del bardo. Un'arena da duelli. La sta cercando. Ok. Yasuhira cerca qualcuno che gli insegni il colpo celestiale di Shigenori. Le foglie bianche. Ci sono alberi con foglie simili qui vicino. Ecco dove è andato. Mi sei stata d'aiuto. Ora va al sicuro con gli altri. Grazie, signore. Spero che punirete quel mostro. Alberi dalle foglie bianche. Ok. Cerca l'albero con le foglie bianche. Però
potrebbe essere ovunque. Noi proviamo ad addentrarci. Guardate il tempo come sta cambiando. Massimo, il gioco ci rimanderà indietro se stiamo... Eccola in alto. Vediamo se possiamo salire da questo lato. Non trovo punti d'appiglio. Santuario del fiore di Susino. Naturalmente la strada prosegue. Allora, dobbiamo cercare un'altra strada per avanzare. E probabilmente quello potrebbe essere un buon punto d'appiglio, ma non vedo. No, ragazzi, non funziona così. Dobbiamo riuscire a salire e capire come fare. Allora. Non vorrei che servisse qualcosa che ancora non abbiamo, un rampino o qualcosa. Però non ci avrebbe fatto cominciare la missione se non avessimo l'attrezzatura adatta. Che si può passare di qua. Assassin's Creed insegna, ragazzi, e ora passiamo di qui. E questo santuario devo averlo già fatto, mentre non registravo, perché me lo ricordo. No! Saltato troppo presto. Fortuna che si può tornare indietro facile, cioè senza doversi rifare. No, ragazzi, non ho guardato dove saltavo. Questo è quando c'è di mezzo la fretta, per i tempi di registrazione e tutto. Ok. Il salto è abbastanza teleguidato, ma credetemi che dovete comunque direzionarlo. Allora, qui mi ricordo questo ponte. Uno, due, tre. Quattro. Se scendevate giù avete visto che c'era il... Ragazzi, eccoci qua. Ho dovuto operarvi un taglio per il semplice fatto che ho cliccato per sbaglio il tasto per tornare all'ingresso del santuario. Ok. Ed eccoci all'albero con le foglie bianche. Yasuhira deve aver raccolto le foglie da qui. Guardate lì. Ecco qui. Foglie bianche, come quelle scolorite dal fulmine nella storia. Aggiungiamo il boschetto degli alberi bianchi, quindi scendiamo. Proviamo. Ecco là il bosco degli alberi bianchi. I paesaggi di Tsushima, ragazzi, sono bellissimi, veramente.
continuare ad avanzare. Qui c'è qualcuno che è stato ucciso. Ok, si è aggiornata la missione. Siete codardi? E viene. Perfetto. Ok, dovrebbe essere salvo. Aiuto! Tra quei mongoli c'era un uomo di nome Yasuhira. Voleva imparare il colpo celestiale da mio nonno e l'ha portato via. Tuo nonno è in pericolo. Dove sono andati? Al suo campo d'addestramento. Un'arena sulla costa di Komatsu. Salvatelo, vi prego. Allora, raggiungi il paese di Shigenori. Quindi ragazzi, fatemi vedere. Intanto vediamo i vari Uto, che altre provviste. Ora non abbiamo viaggi rapidi per quel luogo, quindi chiameremo un nostro cavallo. Vediamo di recarci giù a cavallo. Yasuhira non può imparare il colpo celestiale. Ah ragazzi, la terza volta, la prima volta in questa playlist, ma la terza volta che quando registro casco col cavallo. Certi salti sono veramente... cioè è facile cascare dal cavallo così. Per prendere i fiori ci siamo ributtati giù. Allora, dove potrebbe essere? Laggiù? Proviamo. Sono salito in alto non tanto per il fiore, ma per avere una visuale dell'area. Allora, dobbiamo cercare una spada, se ho capito bene, che veniva piantata in onore a Shigenori, per evitare che le bestie... quell'albero per passare. Ok, sfruttiamo. Yasuhira è venuto con i mongoli. Affrontate! Non temiamo i mongoli, che ragazzi non è un insulto, è il popolo che schiava così. Ok, fatti far fuori qualcuno scudo subito, potrebbe essere una buona cosa.
Allora, saliamo di qua. Deve essere l'arena di Shigenori. Cosa stava facendo Yasuhira? Poveraccio, l'ha ucciso Yasuhira. Questa spada ha visto molti duelli. Dove viene piantata una spada? Impronte ancora fresche. Eccolo. Yasuhira Koga, il macellaio della ribellione. Non sei affatto cambiato. Eri un bambino quando Yarikawa era in fiamme. Per 15 anni ho sognato di tagliare in due Lord Shimura. Non vivrai abbastanza per affrontarlo. Il vecchio mi ha insegnato l'attacco leggendario prima di morire. Te lo mostrerò. Duello. Guardate con i fulmini. Quello attacco. È rapido. Ok, andiamo qua a forma d'aria. Che cosa aspetti, ragazzo? Non aspetto. Studio. Ok, se riuscite a riflettere un colpo. Celestiale non ti ha salvato. Ok, era quello il colpo celestiale, ragazzi. Gli diamo fuoco con il fulmine. Un uomo come voi merita più rispetto. Prometto di usare la tecnica di Shigenori per proteggere Tsushima dai suoi aggressori. Ok ragazzi, completiamo il colpo celestiale, il nostro primo racconto mitico. Guardate che botta, la tua leggenda si accresce. Samurai Spettro, la salute aumentata. E possiamo prendere una nuova arma spettrale. O il campanellino, io farei la bomba fumogena, via. L'incenso aggiunto alla polvere nera crea un fumo denso. Può accecare il nemico. Ok, ragazzi. Colpisce senza preavviso come un predatore dei cieli. Premi per visualizzare. Ecco qua. Una nuova skin della nostra spada. Molto tamara. E abbiamo terminato la nostra missione qua a Pace di Shigenori. Quindi ragazzi, allora io direi, se vi è piaciuto questo episodio di Ghost of Tsushima, dove abbiamo preso il colpo segreto, ma soprattutto abbiamo preso una nuova skin della spada, ma abbiamo anche evoluto il nostro personaggio ulteriormente,
con il primo racconto mitico, io vi chiedo di lasciare like, oppure vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale per sapere quando e come metterò online un nuovo episodio appunto di Ghost of Tsushima. Noi ci vediamo come sempre alla prossima per il prossimo racconto mitico, ma anche per la run principale di Ghost of Tsushima. Ciao ciao a tutti!